Non crescerà sotto questo tetto. Mia madre. Lei mi ha rinchiuso nella torre. Elizabeth. Voglio solo andarmene da questa città. Per favore. Salve, mi chiamo Jeremiah Fink e voglio condividere con voi il mio credo personale. Qual è la creatura più ammirabile sulla terra di Dio? È l'ape. Avete mai visto un'ape in vacanza? Avete mai visto un'ape prendersi un giorno di malattia? Beh, amici miei, la risposta è no. Così vi dico... Siate api! Siate api! Sì? Signor DeWitt? Sì? Le passo il signor Fink. Che succede? DeWitt, parla Fink. Ascolti, ragazzo mio, l'abbiamo tenuta d'occhio e posso dire che al momento lei è un candidato ideale. Il mio collega, il signor Flambeau, l'aiuterà con ciò che le serve. Cosa cavolo era? Non ne ho idea. Sembrava stranamente felice di conoscerti. Beh, quell'uomo è presuntuoso. Signor DeWitt, benvenuto a Finkton. Troverà una serie di provviste che dovrebbero bastarle durante la visita. Cosa vuole da noi il signor Fink? Mi scusi, signorina, ma l'interesse del signor Fink è solo per il signore. Ma perché? Mi dispiace, signorina, ma ogni domanda riguardante la valutazione del signore deve essere posta direttamente al signor Fink. La filosofia. A me non sembrano buone notizie. Che ne pensi? Andiamo dall'armaiolo o cerchiamo rifornimenti dall'orologiaio? Creature inferiori. Poi ci sono i bovini, le bestie da soma. Producono carne, latte e lavoro. E poi ci sono le iene. Quelli che creano problemi. Che servono solo ad agitare il bestiame. Cosa vuole cacciare con quell'affare? Un bruno. Nessuno dice 19. 18. 18, offerta 18 minuti. 17. Siamo scesi a 17 minuti ora. 14. 14 minuti, siamo a 14. 10. Solo 10 minuti. 9,50. 9,50. Più basso. 9,10. 9,10. Vuoi sbloccarla? Sembra abbastanza facile. Tutta tua.
siete felici del salario? Rallegratevi, invece. La storia racconta che il pittore Seurat non accettava denaro per la sua arte. George Washington accettò la presidenza solo in cambio di uno stipendio di $1 all'anno. Sembra non che non possiamo entrare ora. Denaro di porsi bravo. Ah! Scusa. Soldi. Ok, al volo. Molte grazie. Scusa, è tutto quello che ho. Non ti nota nessuno. Poi credono che io abbia ucciso Lady Comstock e beh, ti notano tutti. Sono andata a Finton e mi sono nascosta in profondità. Più cercavano, più in profondità mi nascondevo. L'unica cosa su cui può contare una bambina di colore è di essere invisibile. Alcune persone non sono soddisfatte del loro posto qui alle Industrie Fink. Ma io vi dico, ogni essere vivente ha uno scopo. I faraoni d'Egitto avrebbero potuto fare innalzare le loro piramidi se gli israeliti non avessero... Se i capitani di Nostra... Se i cinesi non avessero posato le rotaie. Quindi vi dico, coraggio. La storia è costruita sulle spalle di uomini come voi. Urgente bisogno di parlare con questo cosiddetto falso pastore che sta causando così tanti guai. Abbiamo già abbastanza problemi senza questo idiota che gira sparando per la città, dando la colpa ai Vox. Però, se fosse amichevole, già, potrebbe essere l'uomo giusto per i nostri problemi immediati. Quindi state attenti alle iene, vi lasceranno con nient'altro che il suono del...
Ho letto qualcosa. Quello è Gautama Buddha. Chi? Il fondatore del buddismo. Ha passato 49 giorni meditando sotto un fico finché ha raggiunto l'illuminazione. Qualcosa mi dice che a Comstock non piace che venga adorato qualcun altro oltre a lui. Ehi là! Salve! Signor Lin! Chen Lin! C'è nessuno! Cos'è successo qui? Hanno messo a soqquadro questo posto. Di certo polizia locale. Hai sentito? C'è qualcuno di sotto. Chiedo scusa. Mi spiace disturbarla, signora. Cerchiamo il signor Lin. Il signor Chen Lin? Booker. Signor Lin, non qui. Lui è andato. Andato? L'ho preso. Squadra volante. Prego, Gautama Buddha. Prego, ridanno marito. Ridanno a Mei Lin. Dove l'hanno portato? Club. Porta tutti a Good Time Club. Dov'è questo club? Signora, la prego, dov'è questo club? Booker, lo troveremo. Lasciala in pace. Perché Vox Populi non aiuta Chen Lin? Perché Daisy Fitzroy non aiuta Chen Lin? Cos'è la squadra volante? Sbirri, il tipo che pianta uno stivale sulla gola di Lin chiedendogli quanto conosce bene Daisy Fitzroy. Non è quella per cui lavoriamo. A dire il vero è proprio così. Bene, ora cerchiamo di capire dov'è questo Good Time Club. Ho delle munizioni! Non mi piace molto DeWitt, ma devo ammetterlo, sai come comportarti in una rissa. Scusa per quello che ho detto al molo, dandoti del furfante. Sì, non vedo come posso averti fatto cambiare idea. Tu mi hai protetta. È il mio lavoro. La senti? Musica. Viene da quello squarcio. Non ho mai sentito quella canzone. Quella canzone non l'avrà mai sentita nessuno. Sentito un sacco di nuove idee strane. Ferie pagate, giorni di 8 ore, indennizzi.
pranzo per i lavoratori. Sono ancora là, Bebe. Ora dobbiamo solo entrare e trovare il signor Lin. E chiamami solo Booker. Compagna della povertà e... sa di essere valutato. Ma io la tengo d'occhio. Dall'altro giorno alla lotteria. Lei è un... Bruto, e in tempi come questi, un bruto mi farebbe comodo. Che cosa vuoi? Sta crescendo il malcontento, DeWitt. La Fitzroy ha agitato per bene la giungla. Per uno come me sarebbe utile un vecchio uomo della Pinkerton come lei. Troviamo Chen Lin e andiamocene da qui. Via, via! Chiedo solo che finisca ciò che ha iniziato, DeWitt. Non vorrei deludere gli altri aspiranti. Il nostro primo candidato è un veterano di Pechino. Cos'è che dicono dei vecchi soldati? Francamente, scommetto su di lei. Anche se lui è un esperto di esplosivi. L'unico che conosco che non abbia perso un altro usandoli. Non ancora. Incendiario, la tua! Fuoco e furia! Booker, guarda qua! Va bene così! Nuota tra le fiamme! Brucia all'inferno! Ho delle munizioni! Siamo oltre ogni aspettativa, ragazzo mio! Avanti così! Nuota tra le fiamme! Bello spettacolo! Questo giovane intraprendente è uno dei devoti di Lady Comstock. Ma senza la vecchia non sanno più cosa fare. Questo l'ho assunto a una fiera del lavoro per una canzone. Lady, fammi superare la duca! Non tormentarmi! Così, così, con questo genere di ambizione farai molta strada alle industrie Pink, ragazzo mio! Ah!
bene così. Tempismo perfetto. La mia mira è buona. Prendi questo. Ce l'ho. No, 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 Booker! Perfetto! Lavoro di qualità! Congratulazioni, The Wit! Quando mi è stato fatto il suo nome, non ero sicuro che fosse l'uomo giusto per questo lavoro. Ma ora posso dire senza dubbi di essermi proprio sbagliato. Non mi interessa il tuo lavoro, Fink. Ora so tutto del suo lavoretto per la Fitzroy. Ma vuole davvero accettare la sua offerta invece della mia? Lo sa quante persone ucciderebbero per essere il capo della sicurezza Fink? Lei è un osso duro da convincere, DeWitt. Un osso duro! Ma le prometto questo. Avrò ciò che voglio. Booker, c'è una porta laggiù. Credo che si scenda di là.